Non è stata impresa facile per la Sampdoria superare questa Fiorentina, una squadra molto ben disposta in campo da Eriksson, che è riuscita a mantenere a lungo il risultato anche perché Gianluca Vialli nei primi 3 minuti della partita non è riuscita a concretizzare 2 ottime occasioni, le vediamo, attraverso le quali chiudere subito la gara. Così mentre la Fiorentina, passata la paura, ha iniziato ad organizzarsi e a marcare a vista Mancini e Vialli, la Sampdoria ha tentato, spesso riuscendovi, di impensierire ancora i Gigliati, ma in maniera pericolosa, solo alla mezz'ora, per mezzo di questa punizione di Mancini relativo del colpo di testa del solito Sereso, sempre puntuale in queste occasioni. Così, dopo questo gol annullato alla Fiorentina e ad Eisen, che l'arbitro vede mentre si appoggia tra Sereso e Vierkovod al momento di colpire di testa e fischia il fallo con un certo anticipo, così si va al secondo tempo con un po' di preoccupazione legittima da parte della Sampdoria e un po' più di sicurezza da parte della Fiorentina, che va addirittura a sfiorare il vantaggio con Onorati. Ma è invece la Sampdoria, subito dopo, ad andare a rete per questa azione Bonomi, Mancini, Vialli, che non arriva a toccare palla, ma il terreno sì, poiché contratto, poi ammonito per proteste, lo mette giù. Il signor sguizzato concede giustamente il rigore e il solito specialista Bonomi mette a segno il gol UEFA. Ma è sicura la Sampdoria in Europa? E c'è per ottimismo o per matematica? Ecco Roberto Mancini. No, io sono matematico, anche perché io dico che le altre per arrivarci oramai dovrebbero vincerle tutte o quasi e noi perderle tutte. Quindi